Signore e signori, buonasera. Un cordiale saluto a tutti voi da parte del coro di Saint-Vincent, e che ringrazio tutti voi per essere qui, malgrado l'ora già un po' tarda. Inizialmente il coro di Saint-Vincent aveva predisposto un programma totalmente diverso a quello che vi proponiamo stasera, un programma dedicato al coro dell'Armata Rossa, scomparso il 16 dicembre scorso a bordo di un aereo precipitato nel Mar Nero. Ma purtroppo il 12 marzo un fatto che ci ha molto colpito ha sconvolto noi e i nostri programmi. La scomparsa in attesa di un nostro corista, Orfeo Kut, stroncato da un infarto. Noi pensiamo che far parte di un coro non significhi solo cantare, vuol dire confrontarsi, valorizzare differenti personalità, vuol dire sentirsi parte di un tutto, in parole povere fa parte di una famiglia. E tutto questo Orfeo lo aveva interpretato benissimo, e come membro della famiglia lui era innanzitutto l'amico per eccellenza di tutti noi, uno che al coro ha dato molto senza farsi notare, quasi di nascosto, per non far pesare tutto il tempo che dedicava a noi nello scrivere poesie che poi Corrado musicava per noi e per tutti gli altri e per altri cori valdostani. In effetti nel coro si era formato un sodalizio artistico tra Corrado, Orfeo Kut e Iole Treves, figlia quest'ultima di Bruno, un altro componente del nostro coro, entrambi autori di poesie in francese e patois. Di questo sodalizio era nato un progetto editoriale denominato Ensembio, a cui è stato poi fatto anche un CD intitolato Ensembio, anche lui, che coinvolgeva altri sei cori valdostani: la Corale Nevenz, le Pene Nere, il Polifonico di Aosta, e la Corale Saint-Germain, il Coro Saint-Roch, il Coro Viva Voce e ovviamente Saint-Vincent. In particolare il sodalizio tra Corrado e Orfeo ha dato vita a tutta una serie di canti inediti, tutti premiati nelle varie edizioni del Floralì. Al mattino del 12 marzo Corrado, nostro direttore artistico, mi telefona dicendo: questa mattina ho pensato che non avrei potuto far altro che scrivere un pezzo su una poesia di Orfeo, l'ultima che lui aveva composto. In poche ore l'ho fatto, dedicato alle amiche del coro Viva Voce di Donas, a cui la poesia è rivolta, al loro maestro Edi Mussatti, al coro Saint-Vincent, ma soprattutto a lui, Orfeo. Ed eccoci qui questa sera a dedicare a lui, a Orfeo, questa nostra esibizione, perché lui oggi sentiamo che è qui con noi, che canta con noi e che è la sua ultima fatica, carezza, sarà il nostro inno, e condivideremo insieme a lui le nostre apprensioni per l'esecuzione di un brano nuovo e la sua carezza ci sfiorerà. Scusate se mi sono dilungato un po', ma penso che Orfeo meritava questo. I brani che presentiamo sono tutti stati scritti da Orfeo e musicati da Corrado, il nostro direttore artistico. Grazie per la comprensione. Il primo brano racconta un'allegoria sulla Fiera di Sant'Orso, che si svolge tutti gli anni, come sapete, ad Aosta alla fine gennaio. Promuove tradizione, cultura e momenti di festa che coinvolgono migliaia di persone. E questa festa invoglia i nostri due santi, Sant'Orso e Sangrato, a scendere in mezzo alla gente valdostana e divertirsi, ben sapendo che il buon Dio non apprezzerà la loro breve fuga. In bel momento. Ding dong, 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 ding
Presentiamo ora l'ultima fatica di Orfeo,
un canto inedito, un brano dolce e cullante, affettuoso e profondo, che ben rispecchia il carattere di Orfeo. Una mano che si alza per una carezza sul viso di un bambino, sul grembo materno di una nonna amata, sui bianchi capelli della mamma adorata. Un gesto d'amore semplice e sincero. Carezza. Permettetemi di chiudere da parte di tutti noi con una nostra carezza in più, rivolta al coro viva voce per la prematura scomparsa della loro amata Lucia. Siamo certi che lassù, dove si trovano adesso, si faranno con Orfeo un'ottima compagnia. Sul grembo materno.
Avete senz'altro presente i ruscelli che una volta i nostri padri usavano per irrigare i prati durante l'estate, ora sostituiti con impianti di irrigazione a pioggia, quindi molto più comodi. E l'autore immagina di camminare lungo uno di questi vecchi ruscelli e gli parla e dice: sai, quest'anno giù al piano, giù i nostri contadini sono stati tutti contenti perché l'estate ha dato degli ottimi raccolti, e ora che siamo già in autunno avanzato, il brutto tempo, il bel tempo ha lasciato lo spazio al brutto tempo, e quindi il vento freddo e la brina ti fanno compagnia solo più. Ma fra un po' una bianca e calda coperta verrà stesa e tu potrai riposare tranquillo al caldo. Lo so che ti senti solo, dice, ma anche noi che siamo in tanti sovente ci sentiamo soli. Arrivederci, vecchio ruscello. Un altro anno torneremo a farti compagnia. Ma te adesso stai tranquillo, dormi e aspetta la primavera che arriverà. Buon repos. Thank you.
prima di passare all'ultimo brano, sono stato pregato di fare un annuncio fuori quando uscite sul bancone. C'è un aggeggio rosso, serve per la raccolta fondi per le Marche e l'Abruzzo, per i terremotati che purtroppo stanno vivendo ancora delle ore molto drammatiche. Confidiamo in una vostra offerta, gentile offerta. Grazie. Con questo brano, Corruccia Messan si congeda da voi, vi ringrazia per la vostra accoglienza e spera in una buona serata per tutti voi, un buon proseguimento di serata. Lo Patron. Questo canto ci porta a Guaz, nel comune di Mojove, un piccolo villaggio abbandonato, un gruppo di case, una bianca cappella che riprende vita il 5 agosto, il giorno in cui si festeggia la Madonna delle Nevi. Una giornata di festa, di preghiera, dedicata soprattutto al ricordo di coloro che purtroppo non ci sono più. Lo Patron. Oh.
Quello zordo patron, quello zordo patron, quello zordo.